nella puntata precedente. No. No, vabbè. No, non può essere. No. Noah's Adventures era sul mio hard disk, dove conservo tutti i papabili giochi per giochi brutti, da giugno 2011. Non l'avevo fatto perché all'epoca non me la sentivo di risolvere tutti i problemi di compatibilità e ho fatto altro. Solo dopo praticamente 5 anni che lo prendo e lo analizzo, scopro che esiste un seguito. Il seguito di gioco in genere tu lo fai per un titolo che ha avuto un minimo di successo. Non dico un capolavoro, ma un minimo di successo. Invece no, se hai fatto una cagata e vuoi cagata più uno, crei Zoo Race, che porta il sottotitolo Noah's Adventures 2. Non ho ancora capito per qual motivo. Cioè, a dire il vero, i giochi sono collegati, però in maniera forzatissima. Non vi sto a spiegare la base di questo nuovo episodio, perché alla fine vi basta vedere quello precedente per capire un po' come stanno le cose. E quindi andiamo a vederci questo nuovo 45esimo episodio di Giochi Brutti. Anzi, poi nei commenti mi si chiede molto spesso come faccio a sopportarmi ore di gameplay di ore del genere e soprattutto cercare di portarli a termine. Questa volta è stata la prima volta in cui, non solo per i problemi di compatibilità, ma anche con il semplice avvio dell'eseguibile, ho avuto problemi. Cioè, guarda, guarda! Dove lo trovi l'eseguibile? Sono 117 file e un solo eseguibile. Ho dovuto filtrare nella ricerca .exe per riuscire a trovare l'eseguibile, che poi non porta neanche un'icona originale, ma per qualche strano motivo c'è un'icona delle vecchie DirectX. Vabbè, lasciamo stare e vediamo cosa ci riserverà questo secondo capitolo, Noah's Adventures 2, conosciuto come Zoo Race. Powered by Dio. Se il menu fatto con la Bibbia era già qualcosa in cui vedevi un minimo di impegno, stavolta si è passati all'estremo opposto lasciando tutto nero. Il font anonimissimo per il titolo, due bestie random ai lati e Noè con i suoi figli che non capisco se stanno camminando lenti e basta o se sono su un nastro trasportatore tipo quello degli aeroporti, al contrario. Subito noto che il gioco non è neanche un buon alla prima, perché siamo addirittura alla versione 1.7 completa. Come giusto che sia, prima di giocare, apro la storia di questo capitolo. Un riassunto delle scritture precedenti. Un muro di testo dove verrà rispiegata la storia di Noè, con i passi della Genesi. E tutto questo in circa 2-3 pagine belle lunghe da sfogliare con calma, dove ogni tanto comparirà un animaletto, una croce, una foto dell'arca e anche un router a un certo punto della canzone. Dopo altre pagine di Genesi, inizia una scritta verde che dice «La storia del gioco. Fiction. Finzione». Ah, giustamente, perché fino ad ora era storia, scusatemi. Dopo la grande alluvione, Noè e gli animali erano felici di essere stati scelti per vivere sulla Terra. Noè quindi dichiarò che i giochi della celebrazione avessero inizio. I figli di Noè costruirono tracciati da corsa e incoraggiarono gli animali a corrervici dentro. Aspetta, ma questo non è sfruttamento? Alla fine di ogni corsa ci sono fuochi d'artificio per il vincitore e il signore. Ok, quindi parteciperemo a questi giochi. Anche perché me ne voglio andare da qui, perché quegli animali lì sotto non riesco più a vederli e mi mettono anche molta ansia. Ah, aspetta, prima di cominciare, cos'è la festa delle creature? Gli animali che ballano mi hanno allegramente rotto il c***o. Prendo una canzone a caso e vediamo che succede. Notate l'incertezza anche nei grilli. Cristoteca!
No, aspetta, tu un posto del genere come lo chiami? Dove c'è la musica, ritratti di Dio, dipinti sacri, animali che ballano e luci psichedeliche. Una cristoteca! E non sai neanche come si entra, perché in questa stanza non c'è una porta. Sta stanza esiste perché Dio l'ha voluta. Gli animali che entrano sono solo una messa in scena. Messa. Ok, non farò più battute del genere. Promesso. Procediamo con il gioco vero e proprio, alla corsa degli animali. In gara troveremo gente di qualità come Anna il cavallo, Caino la pantera, Ruben il rinoceronte, Priscilla il maiale, Seth la pecora, Bethany l'orso, Gad the goat, che per un attimo avevo letto God e pareva tanto una bestemmia, e Tamara la tigre. Ok, per ognuno ci sono le sue caratteristiche a terra, di nuoto, salto ed eventuali abilità speciali. Quel che non capisco è che ognuno di essi ha un lavoro contrassegnato sotto il nome. Insegnante, avventuriero, campione di nuoto, la pecora, intrattenitore, guerriero e così via. Non ci faccio caso più di tanto e scelgo il primo capitato, Anna il cavallo, insegnante. Rispetto al primo gioco di Noè, le mappe saranno addirittura 8. Non poche per un gioco del genere, ma voglio vedermele tutte. Partiamo dunque dalle alture di Anna e vediamo che succede. Aquila, block! Ready! Set! Go! Non c'è bisogno che vi aggiunga niente, il gioco si commenta da solo. Insomma, io continuo a non capire come mai si mischia un'ambientazione alla Noè con elementi moderni tipo strade in costruzione dove la strada effettivamente non c'è, recinzioni e transenne buttate in mezzo a un percorso. Perché non scordiamoci che tutto ciò è stato creato dai figli di Noè. E soprattutto in giro troveremo numerosi bonus di cibo, come per esempio a questo cavallo, facendogli divorare panini con la mortadella e hamburger, andrà a razzo, pure se il cavallo è erbivoro. Quel che dovremmo evitare di mangiare, che equivale a un ostacolo infamissimo, sono le cagate di corvo. Cioè, tu dimmi come puoi in un'area del genere avere uno stormo di corvi stile nuvola di Fantozzi che ti produce una pioggia di con una cattiveria pari a una piaga d'Egitto. Ma poi, sei un maledetto cavallo, come potrebbe farti scivolare un escremento che alla fin fine si trova sulla nuda terra e quindi viene assorbito? Cagate di corvo, grandi praticamente come una torta da festa di compleanno per 30 persone. Ma di questo gioco non avevo visto ancora nulla, perché dopo l'inizio pieno di transenne comincia il trip, con musica spirituale e passaggi altrettanto spirituali. Superiamo l'orso che si è buggato nella recinzione e attraversiamo il fiume contenente cartelli di attenzione acqua alta e alberi che crescono direttamente piantati nelle rocce. Ma quel che vorrei capire è chi ha concepito questi passaggi davvero molto pensati, dove cadendo e sopravvivendo a una cascata vieni fermato da un recinto con filo spinato e prosegui la corsa sulla pavimentazione che porta a un grande scivolo rosso che ti conduce a un posto che sembra essere più una base militare, dove trovi altri panini per terra e barili esplosivi che producono fuochi d'artificio evocati dai figli di Noè, immobili sulle salite che faranno di tutto per far fuori le bestie. E a quel punto capisco che devo per forza vedermi tutti i livelli di questo fantastico gioco, perché con ponti dove rischi di cadere in un mare di merda, Dio che farà da commentatore. E scivoli mistici con raffigurazioni di Dio, Gesù, gli angeli e i santi apostoli, voglio vedere cosa possono essersi inventati di più. Del resto, siamo ancora al primo livello di 8. Was I?
half past nine or a quarter to ten. They said something, then it started again. The war began. È praticamente un bombardamento più che un festeggiamento. E continuiamo il nostro tour per le mappe. Questa volta voglio usare il rinoceronte, che è più lento, ma non subisce rallentamenti in caso di impatto con gli ostacoli. Va bene. Anche se da subito mi rendo conto che forse rimanendo primo con questa abilità, sto spianando la strada alle altre bestie e mi farà una striscia quando comincerà la via larga. Però, via larga ancora nulla. Anzi, troverò un labirinto inquietantissimo. Con vetri che urlano quando si frantumano e raffigurazioni sacre che celano passaggi segreti. Farei fatica pure io ad avere così tanta fantasia per i percorsi. E poi altri trip e luoghi che proprio non riesco a decifrare. Ci sono sia le bandiere di tifo per Gesù, teschi che sghignazzano, lava, sarcofagi egiziani, passaggi tra le fiamme con altri teschi che ti aspettano sorridendo, trappole mortali che attendono solo di ammazzarci e mari sotterranei dove navigano galeoni dei pirati. Ma dove cacchio sono capitato? Tutto questo lungo viaggio porta una grande struttura bianca, apparentemente una chiesa, dato che sarà coperta da una grande croce e al suo interno, su un tappeto rosso, avremo Noè ad aspettarci, circondato da montagne d'oro e ricchezze. E se tipo tutto questo fosse, non so, una parabola dove la caverna rappresenta le difficoltà della vita e i rischi che corriamo tutti e tu devi cercare un equilibrio, cercare di far pace con te stesso in maniera tale che riesci a uscire da questa caverna e riesci a ricongiungerti con Dio nostro Signore, e la chiesa rappresenta il rifugio per... Che cacchio sto dicendo? Altro parti per festeggiare la vittoria del giaguaro e continuiamo a vedere come sono fatti gli altri percorsi, dove per ognuno di questi gli ostacoli saranno anche le raffigurazioni di Dio. Non sto ancora capendo da che parte si schiera Zurace. Anche con il maiale mi darò al cannibalismo alimentandomi con carne di maiale ed esplorerò posti fantastici ed anche urbani che di regola poco hanno a che fare col contesto in cui siamo partiti. Ma devo farmi coraggio. I livelli sono ancora molti e la musica non è ancora finita. E siamo giunti agli ultimi livelli finalmente. Dopo una bella oretta passata a diventare ignorante guardando gli scenari di gioco. Però io posso capire tutto, ma tutto davvero. Ma dovete spiegarmi che porca miseria c'entrano i dinosauri che attaccano la città portandola all'apocalisse. Cioè, è uno scenario da incubo. Il cielo rosso sembra un livello di Doom, le case semidistrutte, un ponte crollato dove un dinosauro sta divorando una locomotiva, caverne che emanano fiamme con una voce inquietante che ti dice di pregare Dio. E per concludere il tutto, una larga ferrovia dove sta per succedere qualcosa di davvero inspiegabile. Spirit, and now it's coming.
Perché? Ogni volta che vedo una scena di queste sono sempre convinto di aver visto il top, ma di livello in livello mi accorgo che al peggio non c'è mai limite. Come l'idea di cavalcare un razzo per volare in alto, atterrare in qualche modo sulla luna e proseguire lì la corsa, con i corvi che anche sulla luna continuano a cagare allegramente. Questa volta i loro bisogni si mimetizzano sul panorama lunare e non li vedremo neanche tanto facilmente. E anche sulla luna, ad attenderci, troveremo Noè. Ammiro l'impegno per il gioco in sé, su questo non si discute, ma quel che vorrei sapere è cosa si sia fatta questa gente per produrre un gioco del genere. Ma poi, dopo qualche livello, mi viene in mente una cosa che avevo tralasciato prima. Il perché ogni animale ha un mestiere contrassegnato sotto il nome. A quel punto ho fatto una ricerca, magari direttamente sul sito dell'autore, per capire perché di questa scelta e cosa c'entrassero i mestieri con gli animali che tra l'altro hanno vestiti o cappelli in testa. Quel che ho scoperto, non riesco a spiegarmelo. Hi Ruben, may I ask, what book are you reading? Oh, hi Hannah. Yes, it's a book about Noah's Ark. Ruben, do you actually believe in the Bible story of Noah's Ark? Well, yes, I do. I believe in what it says. I don't feel very well. Ugh. Whoa! What happened? Wow! Oh, great! I'm a horse now! Oh, this is just so crazy! I just wanna know something. Tolto il trauma che ti procura guardare un video del genere, che un senso non ce l'ha in nessun modo, ho scoperto che si trova effettivamente anche tra le directory, nell'unica directory presente nel gioco. In questo modo hai praticamente buttato via tutta la trama che avevi scritto e che ci siamo letti prima. Ma qual è la storia vera? Quella dell'instaurazione dei giochi di Noè fatti nella maniera in cui abbiamo visto fiction, che dovrebbero essere differenti dalla storia della Genesi spiegata prima, o questa qui delle persone che vogliono gareggiare e diventano animali? Io non ci sto capendo più niente. Se un gioco avesse l'aspetto di un aborto, probabilmente si chiamerebbe Zoo Race, il seguito di un altro gioco che non avrebbe dovuto mai nascere. Ma quantomeno, a differenza di come accade su Steam Greenlight e altri shop, questo è disponibile gratuitamente e a quanto pare l'unica cosa sensata che abbiano fatto è stata quella di non mettere il gioco a pagamento. Almeno un po' di buonsenso l'hanno avuto. Anche questa volta, non essendoci purtroppo una copia fisica del gioco e sembrandomi stupido stamparla e darle fuoco, cosa che meriterebbe, nei prossimi episodi cercherò di spettacolarizzare maggiormente le distruzioni. Però il gioco stesso mi ha fatto capire che forse era meglio smetterla e fare qualcosa di più costruttivo e meno cancerogeno. Se una cosa bella l'ha fatta questo Zoo Tycoon, è stato bloccarsi nella maniera più epica e spettacolare che potesse fare. E infatti mi sono riservato, per la chiusura del video, questa piccola chicca non voluta grazie a un bug.